Il piano inclinato ha la doppia funzione, sia la funzione di allineare i frontali inferiori, sia la funzione di avanzamento della mandibola. A seconda di come viene costruito, nella grandezza e nelle dimensioni, e anche nella larghezza, abbiamo l'effetto desiderato. Generalmente si fa più largo e anche più avanzato per l'avanzamento mandibolare, e si fa molto più piccolo per semplice allineamento dei frontali. Ora procediamo con la resinatura. Durante la resinatura dobbiamo costruire un bottone palatino. Cerchiamo di costruirlo già in modo che la rifinitura ci agevoli, quindi lo modelliamo un po'. La tecnica sale e pepe, classica per chi costruisce apparecchi ortodontici. Mettiamo un po' di resina, la facciamo scivolare dietro il bart in questo modo. Aspettiamo che si asciughi un po' e poi la modelliamo. Intanto ci prepariamo al piano inclinato. Il piano inclinato è, ovviamente, per chi ne fa tanti si prepara dei performati, dove poi si dei performati in silicone, e poi se li cola con la resina e ha già la sua forma. Che ne fa uno ogni tanto può anche farseli al volo. Però così rimane più veloce, più pulito e più simmetrico. Più facile che si costruisca simmetrico. Modelliamo il nostro bottone palatino. Quando modelliamo cerchiamo di scoprire un po' le espansioni. La seconda curva dell'espansione deve essere un po' libera, almeno a metà filo, per permettere più elasticità. L'espansione deve essere elastica. Se noi blocchiamo con la resina, si irrigidisce troppo e diventa anche più difficile poi l'attivazione. Quindi ci modelliamo il nostro bottone in questa maniera. Lo schiacciamo un po' e togliamo gli eccessi. Questo tutto per velocizzare poi
la rifinitura. Nella parte posteriore il bottone deve arrivare a metà sesto, a metà del sesto. Però non in tutti i casi sono uguali. Se avevano bocche molto grosse, il bottone si fermerà prima. Se no ci risulta un bottone enorme. Più che altro diciamo a distrarre il quinto, più che metà del sesto. Adesso il nostro bottone lo mettiamo a cuocere. Finiamo anche un po' piano inclinato. Togliamo con l'inferiore, perfetto, lo mettiamo a cuocere.